Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo dipinto di Bernardino Luini, Madonna con il bambino. Questo dipinto fu attribuito inizialmente a Leonardo da Vinci, ma poi nel 1822 fu definitivamente attribuito a Luini. Il dipinto fu realizzato fra il 1515 e il 1520. Luini era un seguace di Leonardo da Vinci, come lo fu Cesare da Sesto, come lo fu Boltraffio, De Predis, pittori lombardi che ammirarono profondamente l'attività pittorica, artistica di Leonardo, e per questo poi il dipinto erroneamente fu attribuito a Leonardo, però non perse mai, anche quando si scoprì che era di Luini, il suo prestigio e la sua importanza, tant'è che nell'Ottocento, quando venne attribuito correttamente a Luini, ancora ne vennero fatte delle copie a dimostrazione dell'ammirazione che le persone avevano per questo capolavoro. Molti sono i richiami all'opera di Leonardo, per esempio la monumentalità delle due figure, il bambino che si appoggia alla madre in modo quasi imperioso e con lei struttura quasi una sorta di piramide fra i due corpi, la donna che è messa di profilo, vedete la gamba qui posta di profilo e che si appoggia essa stessa al bambino abbracciandolo. Però non è solamente questo, come potete vedere c'è uno sfondo nero dove compare solamente il giglio, segno di purezza, e dal quale le due figure emergono, ed emergono grazie a uno sfumato meraviglioso che ricorda le opere di Leonardo, in particolare il cartone di Sant'Anna che ha esposto alla National Gallery, e poi anche per la velatura di luce che illumina le varie parti del corpo, in particolare i due volti che sono bellissimi e la mano della Madonna. E non solo, la velatura di luce mostra anche queste bellissime pieghe del vestito, della veste di Maria, che quasi sembrano muoversi, spostarsi, mentre lei con la mano si appoggia al vestito. E con l'altra invece tiene saldo il bambino su di sé. Questa caratteristica, la velatura di luce e lo sfumato, ovviamente esaltano anche i due volti, in particolare quello della Madonna, una bellezza inafferrabile, una bellezza quasi sospesa, sembra quasi persa, meditabonda, ricorda in questo senso appunto alcuni disegni di Leonardo ed è di una bellezza struggente. La possiamo ammirare anche per ore e vedere in essa un senso di pace, di tranquillità e ovviamente anche un senso del profondo sentire del suo dovere, come tutte le madri, di proteggere il proprio figlio, anche se in questo caso è il figlio di Dio. Bernardino Luini dipinse altri quadri meravigliosi e straordinari, come ad esempio la pala di Legnano, però questo è uno dei punti più alti della sua carriera artistica e lo possiamo ammirare non solo nella costruzione, come abbiamo detto, dell'opera stessa, nella sua organizzazione, ma soprattutto nell'incredibile capacità di dare un senso di pace quasi spirituale, di bellezza quasi universale nei due volti della Madonna e di Gesù Cristo. Se volete avere altre informazioni sulla pittura del Rinascimento, potete andare sul sito biografiaonline.it dove trovate molte altre informazioni.